Travel Rod, ovvero una canna in quattro pezzi, è una canna molto potente che metteremo oggi alla prova col siluro. Abbiamo provato adesso sotto la diga, ma c'è veramente troppa corrente, non siamo bene in pesca. Prendiamo la macchina e andiamo in un altro spot. Notte ha fatto temporali fortissimi, quindi il Ticino da tempiena, allora siamo venuti qui perché appunto dopo le piene è molto buona per i siluri. Stiamo pescando con uno sciaddone con una doppia ancoretta montato su testina piombata da 30 grammi e proviamo a fare un po' di passate. È troppo basso, meglio andare di là secondo me. Ci stiamo spostando verso un ulteriore spot, abbiamo già fatto un'oretta di lanci più o meno e non c'era molta attività. Abbiamo visto però qualche scodata di siluro a galla e bisogna insistere, bisogna lanciare e cercare di intercettarne uno. Continuiamo. Non è gigante. Spike Shad Molix ha funzionato subito. Niente, lo stavo tirando fuori, è scappato. Comunque era molto piccolo e il primo l'abbiamo preso, adesso cerchiamo di prendere la Big Mama. Questa canna è una roba spaziale. È una quattro pezzi, sembra di avere in mano una monopezzo, bilanciatissima, leggerissima e veramente potente. Cioè, thank you.
non è grosso. Mi sembra bloccato il braccio. Grosso, ma espressi così a spinning ti regalano veramente delle ferrate impareggiabili, dei combattimenti comunque importanti. Shad, lavorato in prossimità del fondo, ne abbiamo appena preso un altro. In questi momenti bisogna insistere subito, proprio perché entrano in attività e ci sono delle finestre d'attività un po' come per il luccio, ma ancora più ristrette in questo caso. Bisogna insistere anche tanto proprio negli stessi punti. Una volta che si trova un punto buono bisogna farci tantissimi lanci, proprio perché il siluro spinning è veramente un qualcosa di abbastanza estremo e necessita tempo e perseveranza. Infatti non è proprio la sua pesca migliore, però ci può regalare veramente, anche con pesci non enormi, un divertimento assicurato, perché fanno delle mangiate che ti strappano veramente la canna dalle mani e poi anche nel combattimento sono impegnativi. Sì, proprio sotto i piedi. È anche grosso. Vieni pure Vito, non ho problemi. Non è un mostro. Wow! Guardatelo qua. Già una bella taglia. Mi ha mangiato sotto i piedi e potente, cazzo, pesa tantissimo. Ok, ci siamo, l'abbiamo preso. Sì, una trota, bella, eh? Non c'è un granché di attività oggi. A volte quando c'è tanta attività si vedono proprio saltare. Oggi sono un cazzo. E comunque questo qui dovrebbe essere la golden hour. Che non c'entra niente con la golden shower. Esatto. Golden shower è un'altra roba, ragazzi.